Un giorno il dio Pan, lo spirito di tutte le creature naturali e delle foreste, si aggirava lungo le rive di un fiume. Allegro e spensierato come sempre, vide una ninfa degli alberi, il cui nome era Syrinx, e se ne innamorò perdutamente. Quando la ninfa vide il dio, per metà uomo e per metà capra, rimase terrorizzata e scappò verso il fiume, nascondendosi tra i canneti. Spaventata, non voleva ricambiare in alcun modo l'amore del dio e supplicò le ninfe dell'acqua che abitavano il fiume di trasformarla in una delle canne del canneto. Così avvenne. Il dio Pan la rincorse, ma riuscendo a trovarla, comprese cosa era accaduto. Sconsolato ed afflitto, prese una canna e la tagliò, riunendo ed allineandone i pezzi. Il dio cominciò a soffiarci dentro cercando conforto nella musica di quello strumento.